Buonasera ragazze e ragazzi, buonasera a tutti. Questa sera andrò ad aprire l'uovo di Pasqua più economico che io abbia mai trovato. Non se ne trovano in giro più economici di questo allo stesso peso, ok? Con lo stesso peso. Vi sfido a trovarne uno più economico. Io ho trovato questo da 150 grammi della marca di Gennaro, da Pan Panorama, a 1,39 euro. Io 1,39 euro, un uovo così da 150 grammi, non l'ho mai trovato e adesso andremo ad aprirlo e ad assaggiare la cioccolata e a vedere che cosa c'è dentro, perché per 1,39 euro non so che cosa ci possiamo aspettare. Io non ho grandissime aspettative, appunto, perché il prezzo è davvero piccolo, però lo voglio aprire insieme a voi per farvi vedere e se poi vi può piacere magari andare ad acquistarlo. E in più non è finita, perché dopo questo andrò ad aprire le uova, quelle piccoline della Kinder, eccole qua. Questo e anche questa per femminucce, per maschietti, poi questo coniglietto con sorpresa e questo qua degli Avenger, quindi ce n'è per tutti i gusti. Andiamo prima di tutto ad aprire questo perché è quello che mi incuriosisce di più. E gli ingredienti sono sempre gli stessi: latte, burro di cacao, è una cosa al latte. Ed è prodotto da DG3 Dolciaria SRL, Ospedaletto d'Alp AV. AV cosa sarebbe? Non lo so, dopo magari ve lo metto giù nell'info box. Bene, da bimba è così, c'era anche da bimbo, avrei potuto prendere da bimbo e bimba in modo da farvi vedere tutte e due le sorprese, ma mi è venuto in mente dopo. Comunque, capite che è un uovo veramente economico, perché a 1,39 euro io veramente più di così, cioè 1,39 euro non trovate neanche quelli piccolini. Allora cambio posizione perché mi metto più comoda. Ok, l'ho aperto. Andiamo a schiacciare e a vedere che cosa c'è dentro. Allora, che carino. Allora, vediamo che cos'è. Scusate, prendo la forbice anche per aprire perché è proprio dentro un sacchettino. E andiamo ad aprire. C'è questa bambina che è molto carina, si chiama Sweet Dolls, eccola qua, ed è una gommina da cancellare. È davvero carina. Potete trovare queste rosa, verde, arancione. Io ho trovato quella rosa che tra l'altro è quella che mi piace di più. Vado un attimo ad aprirla, veramente carina, cioè per una bambina le gomme da cancellare sono sempre utili, è anche disegnata bene, insomma, è molto carina. Sì, è proprio una gomma da cancellare, di quelle belle anche morbide, non è quella dura, cioè vedete che è bella morbida. Sì, che bel regalino. Dai, per 1,39 euro questa gommina qua è comunque un bellissimo pensiero per i bambini. Andiamo ad assaggiare il cioccolato, che non mi aspetto niente perché appunto 1,39 euro, però fate conto che il cioccolato è lo stesso sapore di quelle della Despard e quello dell'Ins, quindi troppo troppo dolce per i miei gusti. Con questo non voglio dire che è un brutto cioccolato, comunque è un cioccolato che si può mangiare tranquillamente, però è veramente tanto tanto dolce. Ma ai bambini piace la dolcezza, quindi insomma se glielo regalate magari sono anche contenti. Quindi di questo uovo sono veramente molto soddisfatta, ripeto 1,39 euro. Adesso andiamo ad aprire questo Kinder Sorpresa per i maschietti e qua c'è scritto che si possono trovare Esploratori galattici. Vabbè, andiamo a vedere. Qua il cioccolato non serve che lo assaggio perché tutti sappiamo che il cioccolato Kinder è uno dei cioccolati più buoni che ci sia. E andiamo ad aprirlo. Vediamo se riesco ad aprirlo senza combinare danni. Mamma mia, come sono dure queste sorprese! Scusate, forse se non riesco ad aprirlo vi taglio il video e
No, forse ce l'ho fatta. Allora, mi aiuto anche con la forbice. Ragazze, spero di non farmi male in diretta, veramente di non perdere un dito in diretta. Mi sto aiutando con la forbice ad aprirlo. Ecco qua. Allora, ho una cosa da montare, mamma mia, io non so montare queste robe. Vabbè, vi faccio vedere come dovrebbe essere montato. Praticamente è così, è tipo una navicella spaziale, no? È una navicella spaziale e praticamente spara anche una cosa. Ogni navicella spaziale ha il suo spara robetto, no? Quindi questa è la navicella. Ecco qua. Vedete, questa è la navicella, ok? E questo è il robetto da sparare. Vediamo se riesco a montarla in tempi non biblici, così magari vi faccio vedere anche che spara. Vabbè, e dopo sapete cosa? Se riesco, se ho voglia, se ho tempo, perché ho sempre un po' il tempo limitato, cosa faccio io? Vado a montare sta roba. Ecco, ho già montato un pezzo e a vedere se spara. Cioè, questo dove cavolo va messo così? Beh. Allora, vediamo. Ah, ecco, così. Non spara niente però. Dopo controllo meglio. Comunque è una roba sì che dovrebbe sparare. Ma non so perché non spara. Va bene. Poi lo vedremo più avanti. Perché non spara? Vabbè, non perdiamo altro tempo. Mi mangio due cosini di cioccolato. Un cioccolato Kinder lo adoro. Dovevo togliermi queste uova da davanti perché sennò andiamo ad aprire questo per le bambine. Questi sono facili da aprire perché hanno lo scotch così. Comunque è una bella sorpresa sti robi qua che sparano perché i bambini si divertono con questi. Boh, i bambini si divertono. Poi, ah, che bello, questo sono riuscita. Ah, il coso, il contenitore della sorpresa per bambini era giallo, invece questo è rosa. E non so, avevo letto una curiosità, dicono che tipo l'ovetto Kinder è dentro al coso, il contenitore della sorpresina gialla, perché così ricorda l'uovo che dentro è giallo. O il pulcino, no? Il pulcino sarebbe inquietante. Comunque l'uovo che ha dentro la parte gialla. Non so se solo io ho letto questa roba, o se me la sono sognata, ma mi pareva di averla proprio letta. Allora, ecco qua, che carina questa sirenetta. C'è una sirenetta e degli sticker che dovete mettere alla sirenetta, no? Questa sirenetta, vediamo, c'è o azzurra o rosa. Io ho trovato quella azzurra e praticamente, dai, questa ce la farò a montarla. Sono due pezzi, vabbè che sono impedita, però raga, dovrei farcela. Boh, ma io, cioè, veramente con queste cose, raga, non ci sono tanto portata. Mi sembrano delle robe di ingegneria, che cavolo. Vabbè, scusate, è carinissima questa sirenetta qua. È troppo troppo carina di questo azzurro. E praticamente qua c'è uno sticker con il cavalluccio marino, la conchiglietta e l'ancora. Ma mi sa che tipo è da mettere da un'altra parte, cioè non penso che sia da attaccare. Qua non c'è niente da attaccare. Dove glielo attacchi? Qua dietro. Cioè, questa è una roba a parte, secondo me. Qua praticamente dice, ah sì, che praticamente gli sticker sono da attaccare su un quaderno tipo, quindi non c'entra niente. La sirenetta è questa, però per essere un ovetto piccolo anche la sirenetta è molto carina. Dopo andiamo ad aprire questo che è il coniglietto, sempre della Kinder. Scusate, dopo metto tutto in un contenitore. Eccolo qua, coniglietto aperto, andiamo ad aprirlo magari dentro. Guardate che carino che è. Così fatto.
andiamo a vedere che cosa c'è dentro. Che cavolo, ho sporcato tutto. Allora, questo è giallo, così tipo giallo uovo. E andiamo a vedere questo come cavolo si apre. Cioè, mi mettono alla prova. Ho penso che è anche un bambino. Cioè, queste cose sono fatte per i bambini, eh. Voglio dire, io sono proprio stupidina. Allora, qua dentro c'è un'altra cosa da montare. Allora, c'è un arco fatto così con delle piante, tipo. E questo praticamente si monta ed è una rana che salta. Che figo! È una rana che salta, raga, troppo bella, guardate. E vediamo se ce la faccio. No, vabbè, è inutile che perdo tempo qua a montare, perché sono, cioè, sono veramente un disastro io con queste cose, non riesco. È una rana che salta, è troppo bella, cavoli! Praticamente adesso non so come va montata, la rana è questa e voi la fate saltare da questo coso qua, dopo la monto perché è troppo figa. Anche questa è una bellissima sorpresa. Cioè, le sorprese della Kinder comunque sono sempre molto divertenti e carine, veramente. Anche negli ovetti piccoli, come potete vedere, si trovano cose belle. E poi vado ad aprire questo con gli Avenger. Ho preso questo qua dove si viene raffigurato Thor, ma c'erano anche altre figure. Che Thor è il mio Avenger preferito. Non so il vostro Avenger preferito qual è, il mio è Thor. Guardate che bello questo uovo. E andiamo ad aprire, magari senza rompere. Anche questo è giallo, il cosino. E andiamo a vedere che cos'è. Allora, ho trovato... Cosa ho trovato? Io ho trovato Thor! Non è figo come il Thor degli Avenger, però è un Thor. Adesso ve lo faccio vedere, eh. Vabbè, non lo monto perché sennò ci metto 3 ore. Raga, io mi sto sentendo veramente stupida, perché sono sorprese che riuscirebbe a montare anche un bambino, però... Vabbè, sarà l'ansia da prestazione, perché adesso sto registrando, quindi magari devo fare in fretta. Eccolo qua, che carino che è! Questo mi sono dimenticata di montargli il mantello. No, questo sono riuscita a montarlo in diretta, più o meno, ed è così, scusate, eccolo qua, è Thor così, che carino, è veramente carino, eh? Cioè non è figo come il Thor, però è carinissimo, sì sì, me lo tengo questo, me lo metto, no ma non vedo l'ora di vedere sta rana che salta, perché è una figata, cioè vediamo se riesco a capire se è tanto difficile. No, ma non è difficile, dai, cioè, dai, lo monto in diretta un attimo con voi, dopo chiudo il video, perché sennò diventa troppo lungo. Ecco, così vedete. Questa è la base, no? E adesso dice che bisogna inserire questo qua, così. Ok. E com'è che salta la rana? Ah, no, non salta. O salta? No, non salta. Ho sbagliato io a capire. Praticamente... Ma questo non so che cosa serva. Niente, raga, è inutile. Qua devo capire bene, devo studiare. Devo studiare. Poi c'è anche questo. Forse questo praticamente si mette qua sotto. Non lo so. Devo studiare, raga. Va bene, io vi saluto. Spero che vi siate divertiti, di avervi fatto compagnia, di esservi stata utile. E ci vediamo alla prossima. Un bacione. Ciao. Allora, raga, no, aspettate, prima di concludere vi voglio dare anche un'altra informazione, ovvero che anche nella statuina di Thor ci sono i suoi sticker e sono veramente carini e buffi. C'è il martello, c'è lui col martello e il primo piano di lui. Sono veramente carini questi e appunto quelli che c'erano nella sirenetta, che era questa qua, sono veramente delle sorprese carine. Poi sono riuscita a capire come spara questo, praticamente io l'ho montato, voi andate a tirare su e il cosino va sparato, ok? Quindi lo rimontate,
Ok, lo rimontate, fate così, sparate tirando su questo. Insomma, è carino, dai, anche questo tutto sommato. Mentre la rana, purtroppo, non sono riuscita a capire come cavolo. Cioè, io l'ho montata, vedete, l'ho montata come dice qua, no? Poi dice questo coso qui lo devi inserire qua, no? E dopo sembra tipo che spara, vedete? Perché dopo c'è questo sottospecie di arco, no? E spara, ok? Però cioè, dopo viene fuori la figura così con questo separato da tutto. Cioè, voi riuscite a capire qualcosa? Perché in italiano c'è scritto solo attenzione, pezzi che si potrebbero ingerire, bla bla. Però veramente questa roba secondo me non ha senso. Cioè, raga, spiegatemelo veramente. Chi me lo spiega lo ringrazio. Che cosa è questa roba, se l'avete trovato anche voi, perché veramente non ci capisco. La rana è troppo carina. Bene, io vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima.